Ehi amici di YouTube e di Fruit Lab, bentornati qui sui miei canali su PGR3 Project Gotham Racing 3. Siamo sempre qui nella modalità carriera del gioco, siamo quasi al termine dei video di questa carriera, almeno penso che mancano, che andremo a fare adesso è questo qui di video, poi c'è uno e due che è da sbloccare. Allora, abbiamo terminato nello scorso video la Speed Championship World Elite, che abbiamo fatto le ultime gare a Nürburgring, grande circuito, e rimaniamo sempre qui a Nürburgring con la Super Serie X, Super Series, vabbè. Ok, amici di YouTube e di Fruit Lab, vi lascio con il video, buona visione, ci sentiamo poi per i commenti e saluti finali, ciao, a dopo.
Ok, amici di Fruit Lab di YouTube, abbiamo terminato qui anche questo video, queste super corse di Nürburgring. Belle gare, specialmente le ultime. E allora, ci manca solamente un trofeo per sbloccare l'ultimo video, l'ultimo Gran Premio. Allora, nel prossimo video andremo a fare Resistenza Eliminazione, Endurance Eliminator. E sperando che riusciamo a sbloccare l'ultimo, quello lì, perché trofei ottenuti, da come potete leggere sullo scorrimento in alto, ne abbiamo 21 e per sbloccare questo qui ne servono 22. Ok, allora senza perdere bando alle ciance, amici, io per il momento vi saluto e vabbè, poi nell'ultimo video che andremo a fare di questa carriera di PGR3 Project Gotham Racing 3, vi racconterò anche un po' la mia esperienza di gioco con questo gioco qui, che cosa ne penso, quello lì. L'unica cosa che vi dico subito adesso, come potete vedere in tutti i video che ho pubblicato di questo gioco, io gioco a un livello di difficoltà facile. Perché già a livello di difficoltà, se lo aumenti un po', e vi assicuro che è tosto. Io sto giocando con il pad della Xbox 360, sto giocando e veramente tosto. Poi, come potete vedere, non c'è possibilità di cambiare l'assetto nelle auto, niente. Quello lì. E adesso non lo so come sarebbe stato giocarlo con un volante. Quello lì, comunque, però il livello di difficoltà non cambia niente sulla tenuta di strada della macchina. La macchina è preimpostata da sola. L'unica cosa che cambia nel livello di difficoltà della scelta è il tempo. Sono i secondi che tu hai a disposizione per terminare quella gara. Ecco qui. Già io trovo molta difficoltà, come logicamente potete vedere, avete visto che vado a sbattere alcune volte, molte volte vado a sbattere tutto quanto, e se andrei a aumentare il livello anche di un'attacca di uno sopra, sicuramente non ce la farei e dovrei rifarlo e rifarlo e rifarlo, quello lì. Insomma, invece è così, in questa modalità fallisco alcune volte, però poche volte, rare volte fallisco, però riesco a portare avanti anche in breve termine per la registrazione dei video, quello lì. Ok, e niente, era per dirvelo tutto quanto qui. Poi chi ha la possibilità di giocare questo gioco, di trovarlo, quello lì, mi scriva nei commenti chi l'ha giocato, come si è trovato con questo gioco, quello lì. Ok, niente, dai, bando alle ciance, per il momento ci salutiamo qui. Vi do appuntamento al prossimo video, che tanto li sto registrando in sequenza, li sto registrando. E niente, allora un bacione amici di Fruit Lab, un bacione amici di YouTube e un bacione anche a tutti gli amici di TikTok, che poi anche questi video li andrò a pubblicare su TikTok per pubblicizzare i miei canali. Vi ricordo sempre che se volete supportare con una piccola donazione i miei canali Fruit Lab e YouTube, che sono più i canali quelli che hanno bisogno di crescere, c'è nella mia descrizione, potete trovare il mio link PayPal. Poi, per chi non vuole donare, logicamente, lo invito a seguirmi sia su Fruit Lab e a seguirmi anche su YouTube, così almeno mi aiutate ad aumentare i follower, gli iscritti sui miei canali, perché su YouTube sto quasi a 250 iscritti e devo riuscire ad aggiungere i 1000 iscritti per sbloccare quelli lì di Creator, le varie cose di Creator. Qui su Fruit Lab invece vi invito solamente, ecco, a mettere mi piace, quello lì, e a iscrivervi se non vi volete perdere i prossimi video, che sto già pubblicando tanti bei video su Fruit Lab, quello lì. Ok, un bacione a tutti quanti, amici, vi saluto, ci vediamo poi con il prossimo video. Ciao! Amici di YouTube, se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.